Ciao ragazzi, eccoci al nuovo format di Playlover Q&A. Siamo con Steve. E partiamo con la domanda, direi, no? Mi sono sfissato, sfissami. Allora, adesso ti sfisso con questa Vai, ci domanda qua. sono. Allora, paura del giudizio della gente, come liberarsene? Ragazzi, il problema è che purtroppo avete questo timore di non piacere alle persone. Più voi avete questo timore, più tutto quello che voi farete sarà tutto, no, in diretta proporzione a quello che le persone pensano. Cioè, io non avrei vissuto, non potete vivere così. Quando ho comprato le scarpe gialle, così, che mi piacciono un sacco, cazzo di scarpe porco, e avrei dovuto, secondo la logica della persona media, togliermi le scarpe, prendermi scarpe normali. Perché? Perché le persone poi dicono che sono gialle, eccetera. Cioè, tu devi imparare a capire dove vuoi stare. Vuoi stare tra quelli che non fanno niente e sono da massa e hanno risultati da massa e non si distinguono, oppure vuoi vivere la vita che tu hai deciso di vivere? Questo devi capire. Dove vuoi stare? Vuoi stare, cioè vuoi omettere il fatto che ti piacciono, adesso sto sputando anche perché quando mi incazzo sputo. Cioè, non vuoi comprarti delle scarpe gialle, io mi sono messo anche le calze delle Pringles. Ok? È così che deve essere. Non le compri perché? Perché poi il tuo amico ti giudica e quindi. Ma cioè, tu pensa, hai paura del giudizio del tuo amico che ti prende in giro perché ti sei comprato le scarpe di un colore diverso dai canonici nero, blu, bianco. Ma sei serio? Cioè, veramente? Veramente? Tu devi capire se vuoi essere il ragazzo che ha le scarpe diverse e fa cose diverse, o se vuoi essere una persona per tutti. Il problema è che io non è che compro scarpe gialle perché devo far vedere che sono diverso, perché mi piacciono. Ok, perché sono portato ad avere una mente che fa quello che, cioè, quello che dice la propria mente, non quello che gli altri vorrebbero che io facessi. Le persone ti giudicheranno sempre, sempre. C'era una storia, non so se non l'ho mai raccontata, forse in una diretta anni fa, di questo, io non so raccontare le storie, di questo padre col proprio figlio che hanno questo asino, devono andare da una parte all'altra della città e praticamente ad un certo ci sono, no, fanno questa strada e il padre stanco e vecchio va sull'asino, no? Perché il figlio gli dice vai tu sull'asino, bene, passano e gli abitanti della città gli indicano e dicono cazzo tra loro, no? Guarda quel padre là, cazzo di padre è quel padre là? Che sta sull'asino e fa praticamente camminare a piedi il figlio piccolo, no? Poi c'è sempre la stessa storia, si riparte, no? Da dietro e così qua, a un certo punto scendono e anziché il padre c'è sopra il figlio, perché è piccolino, no? Il figlio va bene. Passano altri abitanti, mi chiamano qua. Cioè, il figlio piccolo sopra, il padre così anziano lo fa andare, no? Schifo, puh. E poi ancora. Scendono entrambi e camminano con l'asino. Passano ancora gli abitanti. Guarda qui, guarda. Che idioti. Hanno l'asino e non ci vanno sopra. Cioè, capite? Dovete imparare a capire che le persone diranno sempre qualcosa. E fino a quando tu ti preoccuperai di quello che penseranno, loro ti condizioneranno la vita, le idee, i pensieri e tutto quello che farai. L'unico modo per non essere giudicati è stare a casa, chiusi, non fare niente, non esporsi, rimanere fermi, fissi, immobili, non vivere una vita. Capite? Purtroppo è così, quando ti esponi, dipende poi a che livelli, verrai sempre giudicato. Luca si è commosso. Sì, in quanto alla bellissima storiella che hai raccontato, bella, bella. Che poi comunque ti giudicano, ti giudicherebbero anche se stai chiuso in casa da solo, quindi alla fine non Assolutamente. c'è scampo questa In cosa qua. Playlover, allora, anni fa, mettete le prove, coglioni, pezzi di merda, bastardi, mettete le prove, non c'è. Mettiamo la foto del bacio, vabbè, ma quella mica tanto, saranno ubriachi. Metti la foto, mi dici, vabbè, ok, saranno ubriachi. Metti la foto di giorno, per strada, vabbè, ma quelli sono attori. Metti la foto di tutto, dell'approccio, vabbè, ma. Sempre, avranno sempre da dire qualcosa. Chi non ha una vita degna avrà sempre da dire qualcosa. Devi imparare chi vuoi essere. Vuoi essere uno che vive la vita che vogliono gli altri o la vita che vuoi tu? Devi decidere. Decidi. Questo è. Ciao.